Tragedia le scorse ore a Roma, dove un uomo si è precipitato sul luogo dell'incidente, dove la sua famiglia era appena stata coinvolta in un terribile schianto. L'uomo, secondo quanto si apprende, ha cercato di aggredire il ragazzo alla guida di una Lamborghini Urus, che ieri pomeriggio si è schiantata con l'auto guidata dalla moglie a Casal Palocco con i loro due figli a bordo. La loro figlia di 4 anni è ancora ricoverata in condizioni gravi, mentre il piccolo Manuel è morto dopo un frenetico tragitto all'ospedale Grassi di Ostia. Secondo il Corriere della Sera, l'uomo è stato fermato dalla polizia e dei vigili urbani arrivati sul posto per condurre le indagini. Anche la moglie è gravemente ferita ed è ancora in ospedale. 5 giovani a bordo della Lamborghini sono rimasti illesi. I giovani, conosciuti come The Borderline, sono parte di un gruppo molto popolare sui social media, in particolare su YouTube e TikTok, dove vantano migliaia di seguaci. Una delle possibili cause dell'incidente potrebbe essere stata la distrazione dei 5 ragazzi nel tentativo di registrare un ennesimo video come parte di una sfida sui social media che prevedeva di trascorrere 2 giorni consecutivi all'interno dell'auto. Il video avrebbe dovuto chiamarsi Vivo 50 ore in Lamborghini e sarebbe stato pubblicato su tutte le piattaforme, un formato già sperimentato nel 2020 con il video intitolato Vivo 50 ore in Tesla.